Buonasera a tutti, ci conosciamo un po' tutti perché ogni tanto ci si vede qui in Arci. E ecco, il film di cui parliamo oggi è particolarmente interessante, bello perché è una prospettiva diversa, la prospettiva vista dalla parte di una bambina da un lato, ma la voce narrante è, e la scoprirete, anzi forse è meglio che non ve lo dica, è particolare, è di straordinario interesse la scelta che ha fatto l'autore del libro e il regista del film di dare la voce parlante a un elemento, a un personaggio inconsueto. E il regista del film è Brian Percival, è britannico di Liverpool, non ha grandi esperienze filmiche, era specialista soprattutto, è specialista soprattutto in cose televisive, in spettacoli come il Downtown Abbey. È specializzato in questi in episodi televisivi, diciamo. Però il film è veramente bello, la fotografia è molto bella. È tratto il libro, Storia di una ladra di libri, è tratto dal libro del 2005, che in origine si intitolava La bambina che salvava i libri, quindi un po' diverso il titolo, ma dopo capirete il perché, quello è il vero significato, ed è l'autore del libro, è Marcus Zusak. Marcus Zusak, australiano, così come australiano, e non autore di tanti libri, ma questo è il più importante sicuramente, ed è un gran bel libro, da profondo significato e dalla prospettiva inconsueta, come dicevo. Il australiano come uno degli interpreti principali, il padre della bambina, padre adottivo della bambina, che è interpretato da un attore che conoscete benissimo perché ha fatto tantissimi film, e che è Jeffrey Rush, l'avete visto certamente in Il discorso del re, l'avete visto in tantissimi, tutti gli episodi, tutti i film della serie del Pirata dei Caraibi, ma ha fatto tantissimi lavori. Geoffrey Rush ha fatto anche Shakespeare in Love, per esempio, altro straordinario lavoro. Australiano quindi come l'autore del libro. Il film vede come protagonista, si svolge in Germania, si svolge vicino a Monaco, in un paesino vicino a Monaco, dove arriva una bambina che è rimasta senza padre, la madre l'accompagna perché non può tenerla, e la bambina, nel film si dice, i genitori adottivi dicono che la bambina è di genitori comunisti e quindi deve rifugiarsi, deve trovare un rifugio, un posto dove salvarsi, dopo le persecuzioni razziali da un lato, ma anche politiche da parte del nazismo. Il nazismo prende piede nel 34, qui siamo nel 38 quando inizia il film, la bambina l'interpreta a 9 anni ed è interpretata da una bravissima ragazza del 2000, quindi giovanissima. Nel 2013, quando ho girato il film, aveva 13 anni in realtà, ma lo rende molto bene, si chiama Sophie Nellis. E ha fatto poi altri film, quindi ha cominciato a recitare a 5 anni in teatro e poi a 7 anni al cinema. Vedete la bravura di questa ragazza. Altra interprete e attrice nota è quella che fa la madre adottiva della bambina, Rosa si chiama la madre adottiva, Huberman, e il marito Hans Huberman, Geoffrey Rush. L'attrice che fa Rosa Huberman è Emily Watson, attrice nota, candidate a premi importanti. Quello che ha preso più premi in assoluto è l'attore Geoffrey Rush, premio Oscar, Emmy, tutti i più grandi premi sono suoi, è un grandissimo interprete. E la storia narra di questa bambina che arriva, che durante il viaggio in treno perde fratellino, se muore fratellino, e allora si ferma il treno e lo seppelliscono in un cimitero lungo i binari, in pratica. Lei lungo in questo cimitero, vedremo nel film, trova un libricino. Non sa leggere, non è...
non ha avuto un'educazione particolare, si innamora di questo libricino, diventa per lei un simbolo dell'età sicurezza, avere qualcosa, queste pagine stampate dell'età sicurezza. Il libricino è il libricino che aveva perso lì probabilmente in questo cimitero un seppellitore, perché è un manuale del seppellitore, del Becchino, il titolo del libro. Ma non è importante il titolo del libro quanto il simbolo che diventa per la bambina. Questa bambina che sarà una divoratrice di libri. E quando arriverà nella nuova patria, nella nuova casa, da questi genitori adottivi, di cui il padre si mostra subito buono, generoso, il padre adottivo, Rush, che interpreta Hans, gentile, la tratta come proprio sua figlia. La madre è molto ostica all'inizio, la madre adottiva, ma dopo vedrete che cambia atteggiamento. E non vi racconto altro del film se non che la bambina proprio diventa una divoratrice di libri. I libri diventano per lei una ragione di vita, un modo per tirare avanti durante le persecuzioni. Vedremo alcune scene ambientate sempre nel 1938, il falò di libri che il nazismo impone per distruggere la cultura degli altri. Sapete che il nazismo punta sempre sul creare il terrore verso lo sconosciuto, verso l'ignoto e verso il diverso. E quindi di qui la persecuzione verso gli ebrei, verso gli omosessuali, verso gli zingari, verso i testimoni di Geova, tutti quelli che erano agli occhi dei nazisti, della folle ideologia nazista, razze inferiori o religioni inferiori, o essere inferiori, compresi gli handicappati. Era anche pericoloso per loro. Esatto. E la paura ingenera terrore, il terrore ingenera diffidenza e il respingimento. E questo è il senso il motivo per cui ancora oggi noi dobbiamo continuamente tenere alti gli scudi, perché è strisciante questa diffidenza verso gli altri, verso lo sconosciuto, verso lo straniero, è una cosa che anche i ragazzi, quando parlo ai ragazzi anche stamattina, no ieri, l'altro ieri ai bambini delle scuole, bisogna sempre far presente che la paura dello sconosciuto non è motivo per pensare che chi abbiamo davanti sia diverso da noi. Come disse il Charles Darwin, il grande scienziato che teorizzò l'evoluzione delle specie e la selezione naturale, non esiste la razza. Noi colleghiamo spesso Charles Darwin all'idea di razza, del concetto di razza. Il concetto di razza nasce nella seconda metà dell'Ottocento, metà Ottocento, e diventa razzismo, si trasforma in razzismo, ma è un concetto sbagliato dal punto di vista scientifico, perché la razza, per quanto riguarda l'uomo, non esiste. Si parla di genere umano. Ma gli uomini sono tutti uguali, uno identico all'altro, anzi, sono uno diverso dall'altro, perché non c'è un uomo uguale all'altro, non c'è una persona che abbia le stesse impronte digitali dell'altra. Ogni individuo è a sé stante, però non si può parlare di razza, è genere umano. Si può parlare di razza per gli animali, la razza canina, la razza felina, eccetera, ma non per l'uomo. E Charles Darwin lo disse apertamente contro gli scienziati, i suoi avversari, che dicevano che invece esistono le razze, che esiste la razza bianca, la razza gialla, la razza nera, eccetera, e teorizzando che la razza migliore è quella bianca, naturalmente, da lì poi la razza ariana, eccetera. Charles Darwin lo disse, non esiste, ma purtroppo prese piede invece quello che serviva a quello che diventerà poi il nazismo, quello che serviva a chi voleva ingenerare odio e paura degli altri, del diversi, nel Novecento. Vabbè, veniamo al film, il film si svolge qui, è un film tragico, un film drammatico, dove oltre all'episodio eclatante del falò dei libri, e da lì scatta qualcosa, una leva nella mente della bimba, e oltre a quello vedremo anche la notte dei cristalli, 1938, in Germania si scatena questa ondata di distruzioni di negozi, negozi di ebrei, di mercerie, di oreficerie, eccetera, spaccano le vetrine, comincia la persecuzione
più tragica, più drammatica degli ebrei, che già erano perseguitati prima dal 35 in avanti con le leggi razziali in Germania, e dal 38 erano veramente oggetto delle frustrazioni naziste. Basta, direi che non aggiungiamo altro, Piero, possiamo cominciare. Grazie. Bravo.